Ciao amici del MyLab, fa bene mangiare solamente frutta? Oggi parliamo di questo, ma come sempre prima ti chiedo di condividere questo video con tutti i tuoi amici. In questo canale, in questi video, vogliamo mostrare l'educazione alimentare fatta provando su noi stessi quello che succede mangiando certi alimenti. Una delle domande che mi fanno, e me l'avete chiesta voi, è: si può mangiare solo frutta e fare questo fa bene? Allora andiamo a vedere un esperimento fatto da me in questi giorni, in cui ho mangiato a pranzo solamente due mele. La domanda è: questo ci causerà un picco glicemico, oppure, essendo la mela un buon alimento, è una cosa che comunque non mi darà fastidio dal punto di vista della glicemia? Beh, allora, qualunque sia il risultato che vedremo nel prossimo video, tieni presente che io non ce l'ho con la frutta e non vorrei lasciar passare il messaggio che la frutta sia un cattivo alimento che faccia male. Certamente anche la frutta, pur essendo un buon alimento con tante cose positive al suo interno, in eccesso può creare dei guai, soprattutto dal punto di vista della glicemia. Ma andiamo con ordine. Allora, prendiamo i dati di questo esperimento. Come vedi, ho mangiato due mele piuttosto grosse. In totale segnavano alla bilancia 401 grammi, quindi ho mangiato 4 etti di frutta, 4 etti di mele in questa giornata, in questa prova. Facendo i conti dell'indice glicemico e del carico glicemico, dovrebbe venire fuori un picco, e te lo mostro con i calcoli alla mano. Allora, ho preso 400 grammi di mele, come vedi qui. Contengono le mele circa 15% di carboidrati, quindi 400 per 15% viene fuori 60 grammi di carboidrati, e questi carboidrati hanno un indice glicemico che varia da 30 a 44, da 33 a 44. Diciamo che l'indice glicemico medio potrebbe essere di 35 per una mela, ok? Il carico si calcola come ho fatto vedere qua sotto nella formula. Qua sotto nella formula, vedi, c'è scritto 400 per 0,15 per 0,35, cioè l'indice glicemico, viene fuori 21. E tanto o è poco? Beh, c'è una regola che dice che probabilmente avrai un picco se, come vedi, il carico glicemico supera i 10. Qui siamo addirittura a 20 e passa, quindi in teoria questo dovrebbe procurarmi un carico glicemico. E questo è una cosa che magari potrebbe stupirti, perché ti ricordi in un altro video in cui ho fatto vedere che prendendo delle fibre solubili e mescolandole con l'acqua si crea un gel molto denso, o meglio molto viscoso, che addirittura teneva in piedi il misurino, teneva in piedi il cucchiaino di plastica da quanto era viscoso. E questo dovrebbe dirci che la frutta, che contiene fibre solubili al suo interno, dovrebbe rendere molto lento il passaggio dello zucchero nel sangue, proprio perché queste fibre solubili si agglomerano tra di loro e rendono il passaggio verso l'intestino dello zucchero molto lento. Sarà vero o non sarà vero? Qualunque sia il risultato di questo esperimento, ripeto, la frutta è un buon alimento, niente a che vedere con gli alimenti raffinati che andrò a testare, e là sì che ne vedremo delle belle, e lì saranno lacrime per molti alimenti raffinati, però è un buon alimento, ma anche questo in quantità eccessive potrebbe creare guai. Andiamo a vedere cosa dirà il mio glucometro. Tengo a precisare che tutti questi discorsi sono fatti nell'ottica di trovare quella che è la tua nutrizione personalizzata. Ce l'abbiamo a morte con le diete a taglia unica e con i principi che valgono per tutti. Quindi il fatto di dire che la frutta faccia bene, la frutta faccia male, che troppe proteine fanno male, troppe proteine, tante proteine fanno bene, ecco, sono tutte cose che vanno tarate sulla persona, ed è per questo che abbiamo sviluppato il programma Yango. Per avere la nutrizione personalizzata devi capire cosa puoi ottenere dal programma Yango, e per questo ti esorto a prenotarti una consulenza gratuita nel link che metto vicino a questo video, d'accordo? Nel frattempo, come sempre, ti saluto e ti esorto a condividere questo video con gli amici. Ciao e al prossimo video, dove parlerò delle conclusioni di questo esperimento.